Altro giro, altra corsa, altro scossone in casa Fidelis Andria, questa volta di natura societaria. Passo indietro, l'ennesimo in epoca recente per il patron Aldo Roselli, che nelle scorse ore ha comunicato tramite nota ufficiale il suo inderogabile disimpegno entro e non oltre la fine della stagione corrente. Una decisione maturata qualche giorno dopo il termine della sessione invernale di calciomercato a causa dello strappo ormai insanabile con la tifoseria bianco-azzurra. Una scelta che lascia in eredità nuvoloni neri e densi intorno al futuro del club. Nuvoloni che però in questo momento vanno messi in secondo piano al cospetto del calcio giocato, pronto a far nuovamente capolino nel weekend. I federiciani domenica saranno ospiti dell'inarrestabile Catanzaro di Vivarini, capolista in solitaria del girone C di Serie C, in un match dall'esito apparentemente già scritto. La disperata situazione di classifica dei pugliesi però non concede sconti per la salvezza, anche se a questo punto presumibilmente tramite playout, servirà a provare a far punti ovunque. Trocini, ancora a caccia del primo successo della sua avventura andriese, dovrebbe affidarsi al canonico 3-5-2 con qualche cambio negli interpreti che scenderanno in campo dal primo minuto rispetto all'apparizione infrasettimanale contro la Virtus Francavilla. Si dovrebbe rivedere Mikowski sulla corsia laterale di sinistra, mentre, sempre a proposito di ultimi arrivati dal mercato, dovrebbe esserci nuovamente spazio a partita in corso per Pastorini, l'attaccante uruguaiano, tornato in campo mercoledì dopo diversi mesi senza alcuna apparizione ufficiale all'attivo, non è ancora nella migliore condizione di forma, ma il suo apporto può subito tornare utile alla causa.